Ciao ragazzi, sono Ale Magix e oggi vedremo una delle tecniche più importanti per un prestigiatore, ovvero saper forzare una carta. Diciamo che ci sono diversi stili e diversi metodi ed è fondamentale per la riuscita di tantissimi effetti di magia. Quindi adesso vi farò vedere qualche tecnica che uso io personalmente, dalla più semplice alla più complessa, per poter forzare una carta senza essere scoperti dallo spettatore. Ma prima di cominciare, cosa vuol dire forzare una carta? Beh, come dice la stessa parola, significa indurre lo spettatore a selezionare una carta da noi scelta precedentemente. E questo ci consentirà di fare tantissimi effetti di magia come mentalismo, previsioni, eccetera, eccetera. Quindi adesso andiamo al tavolo e vediamo qualcuna di queste tecniche. Direi di iniziare con la forzatura più semplice, però ricordate che al di là della difficoltà, la cosa importante è la misdirection, cosa importantissima nella prima forzatura che vedremo, ovvero nella forzatura a croce. Allora, in questa forzatura dobbiamo forzare una carta che noi manterremo in cima, quindi possiamo fare benissimo dei miscugli, ovviamente cercando di mantenere sempre la carta in prima posizione. Bene, quello che dobbiamo fare è semplicemente un riffle con il pollice e farci dire stop in un punto qualsiasi. Quindi spiegheremo allo spettatore che dovrà fermarci in un punto qualsiasi, quindi liberamente, dove dice stop, in questo punto per esempio, taglieremo il mazzo in due, metteremo a terra, prenderemo la restante parte di mazzo e la metteremo in questo punto come per ovviamente lasciare il segno. Bene, lì è il momento della misdirection. Dobbiamo distogliere l'attenzione da questo momento qui e da questo punto soprattutto. Quindi possiamo chiedere allo spettatore delle informazioni, possiamo parlare, possiamo presentare gli altri oggetti che serviranno per l'effetto, per esempio dei dadi. Insomma, dobbiamo temporeggiare per qualche secondo, quindi cerchiamo anche gli occhi dello spettatore per far dimenticare questa situazione. Bene, dopodiché facciamo riportare l'attenzione in questo punto e diremo che noi abbiamo tenuto il segno nel punto esatto, ovviamente, dove ci ha detto stop. Diremo ovviamente di ricordarsi questa carta e possiamo proseguire l'effetto. In realtà questa carta è esattamente la carta che abbiamo messo in cima precedentemente. La seconda forzatura che voglio farvi vedere è semplice come la prima e si chiama la forzatura di Cups. Bene, anche in questo caso dobbiamo mettere la carta in cima, possiamo ovviamente mescolare mantenendo la carta in prima posizione e quello che dobbiamo fare è girare il mazzo di carte e farci dire stop dallo spettatore in un punto qualsiasi. Stop. Bene, in questo momento noi giriamo il mazzo al contrario e nuovamente è il momento della misdirection. Quindi nuovamente parliamo, chiediamo delle cose, cerchiamo gli occhi dello spettatore, dopodiché chiediamo allo spettatore quante carte secondo lui abbiamo messo sul tavolino. Beh, lo spettatore tirerà una cifra a caso, per esempio 15. Bene, noi diremo che se queste sono 15 carte, che ha scartato liberamente, è ovvio che non sarà sicuro della cifra che ha dato e non saremo sicuri neanche noi. Diremo se queste sono 15 carte, dovrà ricordarsi quindi la sedicesima. Dopodiché prenderemo il mazzo e lo rimetteremo nuovamente in cima. Anche in questo caso la carta che avevamo controllato era quella in cima e per lo spettatore sarà come se fosse stata la sedicesima carta. Quindi se queste erano quelle più semplici, adesso passiamo a quelle leggermente più complesse. Adesso vi faccio vedere la forzatura a tagli. Allora, come prima, facendo i nostri miscugli manteniamo in cima la carta da forzare. Quello che dobbiamo fare è semplicemente uno swing cut con un bel po' di carte, vi consiglio più della metà, prenderlo con la mano sinistra e posizionare il mignolo in break. Quindi facciamo un break al mignolo mettendo la restante parte di mazzo in cima al break. Oppure se volete potete fare un altro swing cut e posizionare poi la restante parte di mazzo. Quindi una volta preso il break al mignolo passiamo il tutto nella mano destra e quello che dobbiamo fare è semplicemente farci dire stop prendendo un po' di carte in questa maniera e mettendole in cima. Fin quando lo spettatore non ci dice stop, quindi mi raccomando prendete un po' di carta alla volta, solitamente lo spettatore non temporeggia tanto, come lo spettatore dice stop, prendiamo tutto il break e lo mettiamo in cima, quindi stop, ok. Quindi questo punto sarà ovviamente l'asso di picche. Un altro metodo molto simile è la forzatura con il riffle. Quindi come prima manteniamo la carta in cima, prendiamo con uno swing cut un break al mignolo,
quindi in questa maniera, e manteniamo questa volta il break nella mano sinistra, quindi non lo portiamo nella mano destra, dobbiamo semplicemente fare il riffle con la mano sinistra, quindi con il pollice della mano sinistra. Nel momento in cui lo spettatore ci dice stop, mettiamo caso in un punto qualsiasi, quello che dobbiamo fare è mettere l'indice come se ovviamente stessimo per prendere la carta dello spettatore, dopodiché invece alzeremo tutto il break e allungheremo la mano con la carta forzata. Per eseguire al meglio questa tecnica dobbiamo essere il più naturale possibile. Io vi consiglio di allenarvi prima senza break, quindi fate finta che non c'è il break, e fare il movimento come se lo spettatore ci fermasse veramente in un punto qualsiasi e come se dovessimo prendere il punto scelto dallo spettatore. Quindi quello che faremmo normalmente sarebbe prendere da davanti e allungare il mazzetto di sinistra. Beh, adesso faremo la stessa cosa, però questa volta non appena ci ferma in un punto, quello che dobbiamo fare nell'allungare il mazzo in avanti è chiudere con il pollice e allungare la mano sinistra. Quindi faccio rivedere, stop, mettiamo il dito all'interno, in realtà alziamo il tutto e avanziamo con la mano sinistra. Quindi da qui, qui, prenderà l'asso di picche. Infine un'altra forzatura che vi ho fatto vedere in un effetto, non so se seguite il mio canale, è la forzatura a nastro. Una forzatura usata tantissimo anche da Tamari. Consiste nel posizionare una carta in una posizione prestabilita, in questo caso in quinta posizione, voi potete posizionarla in quarta, in sesta, in terza, insomma dove vi viene meglio, io preferisco in quinta, e cercare di forzarla con un nastro. Adesso ve lo faccio vedere molto lentamente, dovete prendere le quattro carte a nastro o tutte insieme come ho fatto io, oppure due alla volta, quindi due, due. Alla quinta, che sarebbe ovviamente la carta da far selezionare allo spettatore, allineiamo la quarta carta con la quinta e la tiriamo in questa maniera con l'indice. Dopodiché proseguiamo col nostro nastro. Lo spettatore ci dice stop, per esempio qui, allunghiamo la carta scelta dallo spettatore e andiamo a posizionare l'asso di picche sotto la carta scelta dallo spettatore. Adesso posiamo il mazzetto rimanente che era nella mano sinistra, squadriamo la carta che è una carta a caso in questa maniera e facciamo vedere la carta allo spettatore, che sarà ovviamente l'asso di picche. Quindi faccio vedere lentamente questa forzatura. Quindi carta in quinta posizione, spingo quattro carte, allineo la quinta con la quarta e la tiro con l'indice della mano destra, quindi in questa maniera. Mi faccio dire stop in un punto qualsiasi, mettiamo caso qui, sarà una carta totalmente casuale, e andiamo a posizionare, chiudendo il nastro, l'asso di picche sotto la carta dello spettatore. Posiamo il mazzetto della mano sinistra e chiudiamo il tutto. Squadriamo per bene e facciamo vedere, questa sarà la tua carta, ricordala, sarà l'asso di picche. Vi faccio vedere come tirare la carta forzata con la mano destra, quindi spingo quattro carte, allineo la quinta con la quarta, tiriamo in questa maniera e proseguiamo il nastro. Adesso faccio vedere in velocità, ok, dimmi stop in un punto qualsiasi. Stop, quale, questa o questa? Beh, lì la potete giocare, questa, perfetto. Quindi questa e non altre? No, proprio questa, va bene. Quindi questa carta, valla a vedere, guardala e ricordala, quindi asso di picche e abbiamo forzato la nostra carta. Quindi questi erano 5 metodi per forzare una carta, spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre iscrivetevi se non siete ancora iscritti e lasciate un like per un nuovo video. E noi ci vediamo alla prossima! La 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 la